Benvenuti nella mia cucina. Oggi facciamo delle mini quiche spinaci e ricotta e la base non sarà né di brisè né di sfoglia perché useremo la piadina integrale. Eccola qui, la piadina integrale loriana che copperemo e utilizzeremo proprio come una base per la quiche. Partiamo con gli spinaci, potete usare anche quelli surgelati, ma io uso quelli freschi. Allora, 500 g di spinaci li facciamo cuocere, stufare con un goccino d'olio. Non c'è bisogno neanche di mettere l'acqua. Abbasso un pochino, metto il coperchio così il vapore aiuta i nostri spinaci ad appassire e nel frattempo mi occupo della nostra piadina. La vado a coppare, io vabbè ho il coppapasta, ma se usate un bicchiere e un coltello fa esattamente lo stesso impiego. Ok, vediamo come stanno gli spinaci. Uso il contenitore dei muffin. Ah, tra l'altro, questi avanzi di piadina, anche la piadina integrale, ma soprattutto con quella bianca, sono perfetti da friggere, diventano delle chips, quindi non buttateli assolutamente. Spennelliamo così, soprattutto sui lati, e andiamo a mettere la nostra piadina integrale. Si piega bene e quindi forma proprio un piccolo guscio. Invece di usare una ciotola, metto già tutto dentro il frullatore. 50-60 g di ricotta, vaccina, va benissimo. Io vado a occhio, I nostri spinaci che ormai sono cotti. Comincio a dare una frullatina. Ok. Adesso aggiungo un uovo. E un 50 g di parmigiano. Il sale lo abbiamo già messo, in caso potete aggiungere la noce moscata se vi piace e frulliamo. E voilà, fatto! Non ci resta che riempire le nostre piade. Oh, non siate avari! Poi chi è golosissimo potrebbe inserire all'interno un cuore di mozzarella o di un altro formaggio, per esempio. Oppure se preferite, che ne so, le zucchine, frullate le zucchine o gli asparagi, la zucca. Zucca e gorgonzola, buono, prossima volta lo faccio così. È bello perché in cucina una volta che uno ha diciamo un'idea poi la può declinare a seconda dei gusti e della stagione e voilà. Questo adesso prima mi pulisco il dito, poi lo metto in forno a 180 gradi per 10 massimo 15 minuti. Una volta che è bello gonfio, che ha fatto la cupoletta e si è anche un po' incrinata, vuol dire che sono pronti. Andiamo. Eccole qua, belle ciccione, gonfie. Adesso delicatamente le tiro via, senza bruciarmi troppo, perché queste sono appena uscite dal forno. Ecco qua, c'è un profumo di pane integrale e di spinaci che è veramente goloso e sano. Allora, un impiattamento veramente super semplice. Piace anche a Snoopy. Snoopy, ti piace? Adesso che devo finire. E la ricetta è pronta.